Buongiorno a tutti, ci siete? Siete svegli dopo la pausa pranzo? Beh. Allora, io oggi vi vorrei parlare del mondo open mobile sui dispositivi mobili, in particolare sugli smartphone, perché vi renderete conto che insomma il panorama tra tablet, derivati, insomma tutta una serie di dispositivi è bello ampio. Sondaggio, chi ha Android? La stragrande maggioranza. No, vabbè, ci potrebbe essere qualcuno che possiede un grandissimo Nokia N9 basato su Debian, che ne sai? Le possibilità dell'open source sono queste e altre, diciamo. E quale? Android e Apple. Ah, ok, Apple. Vabbè. Sì, no. Informazione logistica, vabbè. Vabbè, iniziamo, insomma, quindi vi darò. Perdonami, iniziamo questo spazio Barcamp. Sì. Come l'anno scorso l'idea era quella appunto di fare una serie di brevi interventi un attimino più partecipativi, quindi cerchiamo di interagire quanto più è possibile. L'unica cortesia, dato che stiamo registrando tutti gli interventi, chi vuole dire qualcosa mi chiama, gli do il microfono, così interviene. E vi sentono anche tutti. Va bene? Bene, allora cominciamo. Mi fa piacere dare un panorama nuovo a tutti gli androidiani presenti in sala. Allora, io ho aperto un po' con una, diciamo, carrellata di eventi storici sul Mobile OS. Vabbè, inutile dirvi l'inizio, insomma, con i primi sistemi, diciamo, mobili cellulari, ovviamente con sistemi embedded. Citerei il primo smartphone della IBM, il famoso IBM Simon, che è considerato il primo smartphone nella storia. Vabbè, nel 96 Palm, il primo, diciamo, step fondamentale è la nascita di Windows CE nel 1996, fondamentalmente per dispositivi tascabili, mettiamola così. Gli inizi degli anni 2000 sono segnati fondamentalmente da Symbian. Symbian è un progetto derivato da Epoch, non sto qui insomma a farvi la storia, perché ogni progetto che vedrete, diciamo, nasce e si modifica nel tempo a seconda di voi quali interlocutori si trova, sia come produttori hardware che come software, come vedremo. Tra l'altro Nokia, il Symbian, considerate che nasce come sistema operativo chiuso, però poi per un paio d'anni Nokia, sui vari, diciamo, alti e bassi a seconda poi delle vendite di mercato, ha un po' fatto la storia dell'open mobile, però contemporaneamente ha un po' cambiato strada più volte. Sapete tutti, insomma, che Nokia tra poco non esisterà più, ci saranno i famosi Windows Phone. Vabbè, poi ci sta un software per Palm, il Kyocera. Si introduce poi nel 2002 il passaggio Windows CE sugli smartphone. Poi, sempre nello stesso anno, ci sono i BlackBerry, l'avvento dei BlackBerry, penso che li conoscete un po' tutti quanti. Il passaggio e la chiave del, diciamo, di tutto il talk è nel 2005. Nokia, dopo aver abbandonato, diciamo, richiuso dopo un paio d'anni di apertura con Symbian, dopo aver richiuso le sorgenti e dopo aver abbandonato Symbian di lì a poco, decide di implementare un sistema basato su Debian, MemoS, basato su Debian, quindi con APT come gestore dei pacchetti, e fondamentalmente implementata con desktop environment GNOME. Quindi Memo da tenere presente. Non so se voi conoscete il Nokia N900, telefono storico. Qualcuno l'avrà sentito nominare. Dopo vi farò vedere una foto. Guardate, a un certo punto, vabbè, nel 2007 compaiono i primi iPhone con iOS, e nel 2007, già da un paio d'anni dall'introduzione di Memo, quasi quando poi stava finendo, c'è un inizio di alleanza, vedete, 2007, Open Handset Alliance. Già i principali produttori di, diciamo, di dispositivi portatili
cominciano a capire le potenzialità dell'open source e a fare una prima alleanza di intenti, diciamo. Cioè si rendono conto che c'è una buona possibilità di poter passare questi dispositivi all'open source o comunque a distribuzioni fortemente open source, perché comunque dovete pensare che una parte del codice, anche pur piccola, chiaramente spesso appartiene ai fornitori, insomma, di dispositivi. Quindi parlare di un open source totale non è proprio facile, come vedremo anche nel caso di Android. Vabbè, poi Palm nel 2009, comincia poi Android sull'HTC Dream, questo pure è un telefono storico. Nel 2009 Samsung cosa fa? Fa un'operazione un po' controtendenza. Tira fuori un sistema operativo chiuso, proprietario chiuso, BADA, che però sarà importantissimo, come vedremo. Vabbè, poi 2010 Windows Phone, questo è un altro step fondamentale tra il 2010 e il 2011, perché dal progetto Memo viene fuori, con la collaborazione di Intel, MeeGo. È la continuazione di Memo ed è il primo sistema mobile Linux, che ovviamente riprende Memo e Moblin, che sta per Mobile Linux, quindi con la Linux Foundation, e tramite il dispositivo Nokia N9 tira fuori in pratica il primo ed unico dispositivo attualmente in commercio che ha un sistema operativo basato su Debian praticamente aperto, a codice quasi completamente aperto. E nel frattempo MeeGo, come vedremo, darà vita a tutta una serie di distribuzioni parallele, perché intanto si attiva anche Samsung, che assieme a Linux Foundation e sempre la onnipresente Intel si passa praticamente a Tizen. Poi dopo vi faccio vedere un po' di schemi riassuntivi. Nell'ottobre 2011 c'è il progetto MER, si implementa, usa HTML5, QML, JavaScript. Tenete presente che il core MER è già presente, però alcune di queste distribuzioni non hanno ancora un device sulle quali poi sono montate. Come vi dicevo, l'unico dispositivo, nel momento attuale è l'N9. È roba, insomma, molto recente, poi l'annuncio di Mozilla con Firefox OS, non so se l'avete sentito, e Ubuntu Touch, addirittura siamo agli inizi di ottobre. È uscito praticamente da pochi giorni. Quindi Symbian, sviluppatore Nokia, Linux open source, per quasi 2 anni. Comunque è stato epocale il fatto che abbia aperto per prima i codici sorgenti. Inutile dirvi, Windows Phone, un sistema operativo chiuso, Moblin è il famoso mobile Linux sviluppato da Intel, Limo, come vediamo, Intel poi si è mossa trasversalmente, perché un po' ha collaborato con Nokia, un po' ha collaborato con Samsung, insomma si è tenuta abbastanza viva e presente poi nel panorama dei vari produttori di dispositivi. Vabbè, c'è Memo, come abbiamo detto prima, lo sviluppatore iniziale è Hildon, e poi è stata acquistata da Nokia e rimaneggiata ovviamente per il Nokia N900 e altri dispositivi, non sono però smartphone. Passaggio Memo, MeeGo, vabbè, iOS è inutile dire. Sappiamo tutti che è chiuso. BADA, come abbiamo detto, c'è anche da sottolineare WebOS. Non so se sapete, ma anche HP si è occupata di sistemi open source. Inizialmente HP usava WebOS, un sistema operativo chiuso, proprietario. A un certo punto ritira concomitante, poi vi farò vedere la timeline, concomitante con una serie di scelte dei concorrenti, decide di chiudere, praticamente di non commercializzare più dispositivi col vecchio WebOS, ma di cominciare a distribuire Open WebOS, cioè una sua versione aperta. Quindi vediamo che anche HP, segue la strada. Android è un caso a parte, poi lo vedremo. Allora, la timeline è questa. Symbian e Windows CE più o meno con poco tempo di distanza a fare la storia degli smartphone
ecco, vedete. Questo è tra il 2007 e il 2009, sono praticamente due anni fondamentali dove cambia tantissimo per la telefonia mobile. Cioè c'è una rivoluzione. Limo e Mego poi, come ho detto, arriveranno a formare Tizen. Lì c'è WebOS DHP, Bada che è chiuso, iOS e Android. Questo era per farvi vedere il famoso N900 con Memo. Ecco, vedete? Memo e Moblin, Intel, Nokia, progetto Mego. Diventa praticamente il cuore dell'attuale e del futuro, perché Mego dà vita al Core MER, che a sua volta dà vita a Nemo Mobile completamente aperto. Questo è un progetto totalmente open. Selfish OS invece, non so se avete sentito, qualcuno ha sentito di Yolla? Tu. Yolla, in pratica Nokia, quando le cose sono andate male, si è affidata, diciamo, a Microsoft, alle larghe braccia di Microsoft, c'è stata una piccola rivoluzione tra i dipendenti. Hanno formato una comunità a sé e hanno creato un marchio, telefono che si chiama Yolla, marca Yolla finlandese, attualmente in prevendita solo in Finlandia, con il prezzo orientativo dovrebbe essere 399 euro, ve lo dico insomma come informazione così. Non è ancora arrivata all'estero, diciamo fuori dalla Finlandia, e si basa sul sistema operativo è Selfish OS, quindi Core MER, però non open fino in fondo, ma per ragioni ovviamente di voglio dire, diciamo, ci si è quasi costretti. Altro progetto fondamentale, questo è il futuribile. Nemo, diciamo, come porting adesso c'ha N9, N950 e N900. Quindi, però, diciamo, si immagina o comunque si spera, i rumors dicono che si andrà molto avanti con Nemo. Anche perché poi, se vedete le interfacce, si assomigliano moltissimo, perché hanno gli stessi genitori in pratica. Tizen è un sistema operativo che funziona anche sui desktop, sui computer normali, si può caricare su una serie di dispositivi anche non mobile. Chiaramente tra Limo di Linux Foundation e Samsung e Mego, unendosi poi tutto Bada, il progetto Bada chiuso di Samsung, si è arrivati poi a Tizen NG, che sarà il prossimo sistema operativo dei dispositivi Samsung. Samsung abbandonerà Android. Non so se è una notizia che sapevate o vi lascio basiti. Comunque Android, diciamo, anche per altre ragioni, si tende un po' a liberarsi del peso di Google, che non è indifferente. Vabbè, questo è Mego. E questo è Nokia N9. Ora, se qualcuno ha curiosità di vederlo, di darci un'occhiata, possiamo farlo girare, qualche impressione. Questo è un giro circolare, nel senso che non è. Chi altro c'ha l'N9? Tu fallo vedere un po' in giro, che tu sei l'unica skillata con l'N9. Sì, no, vabbè, diciamo. Vabbè. Magari pure alla fine lo vogliamo fare, vogliamo posticipare alla fine dell'intervento, magari che dici? Per esempio, non lo so. Voi siete d'accordo? È questo è un talk free. Se avete curiosità, possiamo fare prima, dopo. Vabbè. Completiamo l'intervento, vi vedo interdetti. Allora, il Core MER, come leggete, è un core completamente nuovo, open, potenzialità di HTML5. Questa volta il Core MER però porta i pacchetti RPM, non porta più APT come gestore, quindi chiaramente il Core MER è utilizzato poi da Tizen, il sistema futuro prossimo di Samsung. Questa è una foto di Nemo sull'N900, molto molto simile a Mego, praticamente uguale, con la differenza che è completamente aperto. Selfish OS, questo è stato presentato sull'N9 per farvi capire quanta familiarità c'è e quanta vicinanza c'è in tutto questo mondo.
è stata fatta una prova direttamente sull'N9, anche perché tenete presente che se il fiscio S e Tizen caricheranno tutte le applicazioni dell'N9, che anche se è un progetto fondamentalmente morto, nel senso che Nokia, nella misura in cui Nokia l'ha abbandonato, ma state sicuri che tramite questi progetti e tramite tutte le comunità indipendenti che ovviamente ci lavorano, lo store è molto ricco, quindi già partono grandemente avvantaggiati sullo store open. Ecco qua, questa è una foto proprio di Yolla al telefono, saranno intercambiabili le cover, questo è il progetto proprio più innovativo. Questo è fondamentale. Allora, già sull'N9 c'era un progetto chiamato EPKEnv. Questo EPKEnv si occupava praticamente di portare le applicazioni Android su dispositivi non nativi Android. Loro si sono superati perché questo Open Mobile ACL lo ha come standard sia Tizen insomma, che Yolla. Chiaramente questo standard permetterà di far girare l'applicazione Android in maniera completamente nativa, senza alcuna modifica sul pacchetto APK. Vabbè, qua ci sono qualche curiosità tecnica, avrà un dual core da 1.4, insomma un po' di cose carine. Tizen, di cui abbiamo parlato diffusamente, e questo è Tizen su Samsung. Ovviamente questa è una preview, perché non esistono ancora telefoni Samsung con Tizen. Questo è Ubuntu Touch. Mi sono andato a guardare in giro un po' di cosette, video, vari, test. Quello che ne viene fuori, a mio parere, chiaramente, non è granché, però diamogli tempo. È un progetto proprio nuovo. I più arditi possono provare a metterlo, però a chi non ha troppa voglia di perdere dati sul telefono, di avere problemi, non lo consiglio ancora, aspettate qualche mese. Ecco, questi sono gli unici device per adesso supportati. Se vedete, in pratica sono ben pochi e non sono e due, non, anche quelli stabili non sembrano tanto stabili. Questo è Firefox OS. Firefox OS promette, stessa cosa vale per Ubuntu Touch, insomma è ancora agli esordi, però sembra che ci sarà una versione dedicata a tutti i dispositivi Android, un marketplace proprio suo, oltre alla solita HTML5 e le novità che ci sono anche sugli altri. Dopo ne parleremo diffusamente. Questa è una notizia abbastanza recente, ci si prepara a un lancio, ecco come vedete, i sistemi operativi mobili senza poi un dispositivo mobile di supporto o più dispositivi mobili di supporto valgono poco. E infatti Firefox OS su dispositivi Android sì, ma stanno subito cercando di fare un telefono Firefox OS nativo. Vabbè, questo è per farvi vedere la preview. Dovrebbe essere così il telefono Firefox. Proprio marca Firefox OS. E Android. Allora, su Android qual è il problema? Android, come vi dicevo, non è completamente aperto. Sì, mi direte voi, neanche gli altri per ovvie questioni. Però Android fa dei giochi un po' sporchi, diciamo un po' come Canonical. Si crea il problema della sicurezza, Google sta dappertutto, se non avete un account Google non potete usare il telefono. Insomma, sono degli abusi che a noi, gente diciamo open nell'anima, non piacciono troppo. Mettiamola così. C'è una possibilità, si ipotizza, questi sono rumors chiaramente, si ipotizza che qualcuno possa intentare una causa contro Android per violazione della GPL, della licenza GPL. Perché su una consistente parte di codice che consiste nei firmware fondamentalmente delle varie periferiche hardware presenti nel telefono, la maggior parte sono chiuse. Quindi per licenza GPL Android dovrebbe, una volta modificata il codice poi redistribuirlo, e sembra che non lo fa, l'ha fatto fino alla Gingerbread. Questo è un articolo carino per concludere. È stato recentemente fatto una valutazione dei sistemi operativi mobili più o meno open source.
sembra proprio che la piattaforma più open di tutto è Qt, mentre proprio Android è risultata essere la piattaforma open source più chiusa, con un indice di open governance del 23%. Quindi insomma, fate voi i conti, anche perché vi dico che è molto probabile che Android sparirà. Beh, con questi sono, diciamo, previsioni che... Qui ci sono, vi ho messo un piccolo schema sulle alternative completamente libere a Google, ad Android e a Google Play. Cyanogen Mod, non so se qualcuno ha mai sentito, per i famosi firmware che abbiamo detto. E poi Replicant, che si basa su, ma ce ne sono molte altre, basta che ve le cercate, insomma. F-Droid è simpatico perché è uno store con applicazioni tutte open. Vabbè, qua ci sono una serie di telefoni che supporta Replicant, ve li ho messi giusto se qualcuno... Questo è una cosa che potete mettere, diciamo, più in tranquillità, se volete giocare un po' col vostro dispositivo. Questa è una foto di Cyanogen Mod, praticamente è uguale, solo che è aperto. Ah, questa... per iOS e Windows Phone l'alternativa non c'è, compratevi un altro telefono, è chiuso, è blindato, è terribile, a mio avviso. Io ho finito. Ci sono domande? Qualcuno ha curiosità di vedere il telefono? Migo 12 PR13. La preview di Selfish è stata fatta alle conferenze, ai convegni, alle varie... La cosa più simile, ed è molto simile come ti ho spiegato, è questo. È molto molto somigliante. Va bene, diciamo che i tempi sono sempre quelli che sono, quindi magari abbiamo spazio per un'ultima domanda. C'è qualcuno... sapere, visto che appunto Nokia spararà la circolazione, Migo e comunque le sue le evoluzioni successive, Mer e quant'altro, su quali marchi di smartphone verranno sviluppati? Ti ho detto, per adesso principalmente, tranne il caso HP, però comunque è un sistema operativo particolare, un po' a parte, io non lo conosco nemmeno, l'ho citato perché era importante, diciamo, farvi capire le case che si sono mosse nell'open source, cioè è epocale la rivoluzione, praticamente quasi tutti i marchi più grandi sono affacciati. Tu mi chiedevi, io c'è Yolla e Samsung quando uscirà con Tizen. Diciamo che se sei uno che ama rischiare un po' di più e divertirti, ti consiglierei Yolla. Se vuoi andare più sul tranquillo, ti affidi a Samsung, che è un marchio, diciamo, più grosso, con potenzialità diverse. Yolla è nata da poco, sono, non lo so quanto saranno, 30 dipendenti, 50 dipendenti, non lo so. Ti direi una sciocchezza. Vabbè, penso che possiamo chiudere. Ok, va bene. Nel frattempo, diciamo, do la parola a Ettore Massimo.